Lecce 2022, sulla vostra radio, la radio dell'avvocatura. Prima giornata di apertura dei lavori del Congresso Nazionale Forense a Lecce 2022, siamo con il consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste. Buongiorno Carmine. Buongiorno a te Luigi. Carmine, tu sei un giovanissimo consigliere politico forense, però è stata una consigliatura, credo la tua prima consigliatura, giusto? La seconda. Volevo chiederti un bilancio dei lavori di questa consigliatura. Sono stati 2 anni, ma 4 anni in complesso molto difficili. Volevo chiederti la tua impressione di giovane avvocato e di osservatore anche dei problemi della giovane avvocatura. Sì, Pierluigi, innanzitutto ti ringrazio per questo scambio di parole con te qui al Congresso di Lecce. E in prima battuta mi fa piacere partire dalla fine, cioè da adesso, cioè da un congresso molto partecipato, però vedo ancora troppa poca partecipazione giovanile, e quindi sicuramente questo è un dato sul quale dobbiamo lavorare come istituzioni, avvicinare ancora di più i giovani alla politica e interessarsi di quello che è poi il loro futuro, perché noi oggi siamo qui, stiamo discutendo dei problemi dell'avvocatura, ma i problemi dell'avvocatura, gli effetti li vedremo con le iniziative che dovranno essere adottate sul futuro, e quindi il futuro è giovani, e i giovani devono essere presenti e protagonisti. E sicuramente una consigliatura non semplice quella degli ultimi anni, quella che ha attraversato la pandemia, dove abbiamo assistito a un inizio di una metamorfosi del panorama forense, con la fuoriuscita dall'albo di molti giovani, e sicuramente questo è un altro punto sul quale dobbiamo riflettere e capire perché, come arginare questo fenomeno. Arginare questo fenomeno è necessario perché il rischio è quello di un'avvocatura sempre più povera, e quindi c'è la necessità di fare in modo che i giovani siano, come dicevo prima, protagonisti del loro stesso futuro. Io ti vedo in tribunale, tu sei presentissimo al Consiglio dell'Ordine perché lo vedo anche con i miei occhi, che tu sei molto sollecitato dai colleghi. Che cosa chiedono i giovani colleghi, ma anche, insomma, anche i meno giovani, a un consigliere dell'ordine? Cosa hanno chiesto in questi anni? Sicuramente c'è un forte senso di disorientamento, quindi la necessità di avere un punto di riferimento che possa comunque consigliarli su quelle che sono le cose più semplici relativamente allo svolgimento della professione, quindi cercare di evitare di cadere in errore, quindi soprattutto su quello che possono essere il sistema previdenziale, il sistema fiscale. Quindi c'è molto disorientamento, e quindi la ricerca di un punto di riferimento, questo dal punto di vista pratico, ma molti cercano un aiuto, un inserimento in contesti professionali già sviluppati, perché questo mi fa significare che c'è una grande difficoltà a inserirsi nel mercato. Quindi un'avvocatura giovane che tende a non come prima l'avvocato che si creava un proprio studio professionale, una propria autonomia diretta, ma cerca un riferimento, quindi una crescita all'interno a contesti già organizzati. Quindi questo, da un punto di vista, diciamo così, del contesto storico in cui ci troviamo, ci deve far porre delle domande, e domande che forse ce le stiamo ponendo già da tempo, quindi è arrivato il momento di dare delle risposte a queste domande. Hai ragione. E senti, a proposito di risposte da dare, hai parlato di necessità di coinvolgere la giovane avvocatura nella politica forense. Tu, diciamo, hai un punto di vista tra virgolette privilegiato, sei un giovane avvocato, un giovane politico anche con esperienza, perché a tuo avviso tu ci sei riuscito e tanti altri giovani avvocati non ci riescono oppure non si interessano? Qual è il problema e quale potrebbe essere la soluzione, visto che tu ce l'hai sotto mano? Il problema, secondo me, è dettato proprio dalla difficoltà del contesto storico, quindi la difficoltà a conciliare la crescita professionale con l'impegno politico, che ti sottrae tantissimo tempo. Ovviamente il tempo che ti viene sottratto dall'impegno politico deve essere poi compensato dal sacrificio, perché poi non puoi tralasciare la crescita professionale, perché a mio avviso devono andare di pari passo, e non si può immaginare una politica distaccata poi dall'esercizio effettivo della professione. Forse per troppi anni abbiamo avuto dei rappresentanti che non avevano nulla a che fare con l'esercizio della professione, e quindi è importante lavorare su questo, quindi fare in modo che i giovani possano essere indirizzati alla crescita anche istituzionale nell'ambito del panorama politico forense, però avendo poi la possibilità anche di non perdere di vista il lavoro. Ovviamente però
dai giovani è necessario un grande sacrificio. Se non manca, se manca lo spirito di sacrificio, non si potrà conciliare mai l'aspetto lavorativo con l'aspetto istituzionale. Quindi dobbiamo lavorare affinché i giovani siano agevolati anche in questo. Ultima domanda, hai presentato delle mozioni qui e cosa ti auspichi da questi lavori congressuali? Mi auspico un cambiamento che però sia effettivo, non come ci siamo sempre detti a parole, un cambiamento ovviamente che deve partire da qui ma necessariamente deve andare all'esterno, perché questo è semplicemente un luogo in cui l'avvocatura si confronta, ma il cambiamento tu lo ottieni all'esterno dell'avvocatura, non solo nei momenti, diciamo così, di confronto tra colleghi. E sì, ho presentato una mozione appunto perché nell'ottica di un cambiamento, noi come gruppo ne abbiamo presentati tanti, però io in particolare ne ho presentata una con riferimento alla modifica del sistema delle incompatibilità. Vanno riviste, va preservata l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, ma abbiamo necessità di fortificare l'avvocato, la figura dell'avvocato, in un contesto di un mercato che non è solo tra avvocati, ma vediamo che anche rispetto ad altri professionisti, e l'abbiamo visto con l'attribuzione di nuove competenze ai notai, sì, ad altre figure, e quindi l'avvocato non può essere sempre più svantaggiato in un contesto dove richiede un adeguamento ai tempi. E allora buon lavoro, buon congresso a Carmine Foreste, grazie. Grazie a te Luigi, grazie a Ius Web Radio Lo, e grazie a Milena che è qui con noi e al vostro lavoro. Grazie, ciao. Lecce 2022 sulla vostra radio, la radio dell'avvocatura.